Ok, gente, ricordiamoci che ci basta un'altra vittoria e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che era quello di vincere con due squadre, vincere due volte nella modalità ingiusta. Allora, ci tocca andare con i Blitzkrieg che avevamo già selezionato. Non mi ricordo bene cos'è che fanno. Questo qua me lo ricordo, attacca più nemici tutti insieme, però devi fare attenzione. Perché attacca anche i compagni. Tu semplicemente avvicini o sposti te stesso. Ok. Tu lanciavi un sasso che fa un sacco di danni e sposta, è vero. Tu non so perché mi avevi dato un sacco di problemi in passato. Allora, qual è il pilota migliore da utilizzare? Volare non sarebbe male. Questo forse non è male. Tu sei di certo forte. Non ti ho mai selezionato. Ti ho solo trovato una volta. Sto pensando di mettere qualcuno qui in modo che possa fare ancora più danni. Usando te posso buttare lui già vicino ai nemici. E ah, ma e per di più siete anche armati. Ah no, scusa, sei armato perché ti ho. Ok, tu sei armato. Ok, non ho idea del perché. Tu inizi. Ok, va bene. Credo che andrò con lui e lo metto qua. Così posso buttarlo già vicino ai nemici. E forse i nemici attaccano tutti lui e lui riesce a fare un sacco di danni tutti insieme. Questo è il piano. Non so se è un buon piano, però è un piano. Ok. Vediamo un po' cosa fare. Tu quanti danno fai? 2 o 1? Tu fai 2 di danno. Quindi probabilmente questa è un'ottima isola con cui iniziare. Perché ci sono ben 3 nemici su 4 che possiamo ammazzare con un colpo. Beh, almeno quelli standard. Poi ci sono un sacco di alfa. Quindi. Anche qua ci sono 3 nemici che possiamo ammazzare. E anche qua 3. E tu fai più danno. Non c'è quello che dà la corazza. Molto bene, molto bene. Qua c'è il boss che lancia le bombe. Gli esplosivi, ok. Tu non sei un grosso rompi. Sono indeciso fra queste due isole. Tra l'isola foresta e l'isola neve. Direi che andiamo isola foresta, dai, non fa differenza. Siamo costretti a fare una regione difficile però. E porca miseria, questa è stra difficile perché il mio Lightning Mech distrugge i tanks che dobbiamo proteggere. Questa missione sarà impossibile da fare. Vabbè, procediamo. Allora, direi che ti mettiamo qua. Tu puoi fare un sacco di roba. Tu non fai danno, tu non fai danno, quindi sei inutile. Però ti posso usare per spostare gli avversari in modo che lui possa collegare più colpi. Mettiamoti qua. Tu puoi stare un po' più lontano dagli altri. Sai cosa? Mettiti qua e qua. Ok. Vediamo come va. Io direi che rinunciamo immediatamente a proteggere i tank. I tanks sono morti. Possiamo fare un bel po' di danno così. Non è affatto male. Distruggiamo tutti i tanks, però non è un grosso problema. Potrei mettere te qua. O addirittura, se riuscissi a mettere uno qua. Potrei mettere una roccia qui. Credo che la roccia colleghi i colpi, però non la posso sparare perché sennò distruggiamo questo. Ok, però è importante ammazzare lui perché così ammazziamo lui. E poi potrei mettere te qua e sopravvivi con un colpo. No, perché lui ti fa danno, però ti puoi curare. Ok. Te qua non ti ci posso mettere perché sennò muori, esatto. Te come ti fermo?
Potrei uccidere te, spostare te qui. Tu ammazzi lui, non mi interessi. Tu puoi fare uno. No. Tu puoi bloccare lui, però mi rimane lui, che non posso ammazzare, non posso farci niente. Quindi in realtà devo spostarlo. Se facessi, devo riuscire ad ammazzare il Siphon con te. Tu per adesso stai prendendo tutti questi. Se ti metto qua, prendi anche lui. Se sparo un sasso qua, ammazzi anche il Siphon. Dopodiché vuol dire che tu muori, tu muori, tu muori. Tu non muori, perché hai solo 3 di danno. Tu non muori e neanche te muori, quindi direi che è una pessima mossa. Perdiamo 4 di vita immediatamente e rimaniamo solamente a 1. Direi che è proprio un bel primo turno, gente. Probabilmente è semplicemente io che faccio schifo a questo gioco. Tu ti muovi solo di 3. Quindi non puoi andare a spostare lui. Te, come ti sposto con un sasso? Non posso. Sì, posso, da qua, così. Ok. Spostiamo te. Tu vieni qua pari lui. E rimane vivo questo, però. Però non credo che ci siano mosse migliori. Subiamo 1 di danno. Non c'è possibile, vero, ammazzare con un sasso te e spostare lui? No. No, non credo proprio. Se tu facessi danno, almeno uno, sarebbe estremamente utile. Ok, procedi. Abbiamo in una sola mossa distrutto tutto quello che dovevamo proteggere e perso un palazzo. Ottimo. Ottimo, direi. E un nostro tank è quasi morto. Il grappling tank, com'è che si chiama sto robo? Vai qui te, vai qua. No. Ti sei sbagliato, non dovevi andare lì, dovevi andare da un'altra parte, ma va bene. Allora, possiamo ammazzare tutti questi, ok. Tu fai sempre 2, giusto di danno? Sì. Potrei tirare giù te. E attacchi il tuo amico. Gli fai 3. 1, 2, 3. Ammazziamo il Siphon. Tu ammazzi questi due, muoiono tutti. A parte te. E spawna un solo nemico il prossimo turno. Sì, tu lo ammazzi. Questo qua è già morto. E io ammazzo te. Ok. Devo imparare i vostri nomi, miei cari tanks, miei cari giganti robotici. Fatemi un po' vedere. Allora, tu sei il Lightning, tu sei il Boulder e tu sei il Hook. Ok. Allora, non posso semplicemente sparare te perché ammazzerei il mio collega. Però potrei ripararlo e sparare dopo. Ok. E intanto che ci siamo, anche mettere una roccia dopo. Perché sennò la distruggo con Lightning. Tu fai un danno, giusto? A lui sì. Quindi riparati. Non muori più. Metti una roccia qua. Va bene. Ok. Non sei un grossissimo problema. Tu sei un po' un rompiscatole, ma va bene. Allora, mi sa che faremo così. No, devo ammazzare. No, vabbè, aspetta. A te ti posso curare. Tu poi ammazzerai lui. E a te non ti ammazzo in nessun modo. Quanto gli fai te di danno? 2. E quindi tu gli fai altri 2? No, è impossibile ucciderti.
Ok, facciamo così. Facciamo così. Così. Tu spari qua. Tu ti curi. Tu ammazzi due nemici. E ottieni il massimo XP. Perché voglio dare più XP possibili a Ghana. Ok. Tu curati. Tu lancia il tuo sasso. Lui non attaccava niente prima e non attacca niente adesso. 4 XP a Ghana. Ok. Tu hai sparato a una montagna. Ok. Direi che dobbiamo cercare di recuperare. Tidal Waves. Questo è molto utile. Praticamente l'oceano prende sempre più linee di terra ed è facile affogare gli avversari. Uccidere meno di 6 avversari sarà stra mega difficile. Direi che andiamo a fare questo. E poi andremo a fare questo probabilmente. Tu cosa sei? Distruggi la diga che crea un fiume. Non ci sono nemici che volano, se non mi ricordo male. E abbiamo ben due tank. Due giganti che fanno 2 di danno. Quindi distruggere la diga dovrebbe essere abbastanza facile. Sì, credo che questo si possa fare. Però lo facciamo dopo. Preferisco recuperare un po' di vita prima. Mi sa che ci lasceremo fuori questi 3. Però prima andiamo a vedere cosa sono. Allora, tu stai qui. Tu non puoi trascinare nessuno, perché gli unici che puoi trascinare sarebbero già sulla linea di mare che viene distrutta, quindi tu puoi andare a distruggere questo palazzo, che è abbastanza comoda come cosa. Tu ti metti qua, direi. Se tu vai qui o qui, chiunque rimanga su questa linea è comunque già morto. Quindi in realtà mi conviene mettere te qua e te qua, che tanto sei il più inutile al momento. Sei solo utile a subire colpi praticamente, perché hai uno di corazza. In modo che così tu non venga preso dalle ragnatele. Ok. Perfetto. Meno perfetto. Molto molto bene. Tu sei morto. E tu sei morto. Ah, direi che è fantasticamente eccellente questa cosa. Tu sei morto, tu non fai nessun danno, tu sei morto. Non ho il coso, cavoli, già pensavo che i palazzi, questo qua, un suo potenziamento delle armi, non posso farvelo vedere. Vedi, building chain. Praticamente anche i palazzi si collegano e quindi pensavo di riuscire ad ammazzare questi due contemporaneamente. Posso comunque ammazzare te perché sei su una foresta, il che vuol dire che ti darò fuoco. Ok, va bene, va bene. Direi che intanto che ci siamo facciamo anche così. Oppure no, aspetta, ancora meglio. Tu vieni qua. Sposta lui. Tu ti sposti qua, ammazzi lui. Così tutti perdono il loro buff. Tanto tu non attacchi niente. Perfetto. Sarebbe stato meglio a questo punto uccidere prima il Siphon e poi far ammazzare a lui il tizio, però non si può avere tutto. Allora, fai così. Mi piacerebbe bloccare uno spawn con il sasso. Ma come faccio? Potrei spostare te qua se lancio un sasso qui dopo che ho recuperato la time pod. Fare 2 danni a me. No, non ha senso. È un'idea stupida. Niente, facciamo la cosa più normale che si può fare. Posso fare così. Bloccare questo spawn. E abbiamo 3 nemici il prossimo turno. È l'ultimo turno, non dovrebbe essere troppo difficile. Ok, tu sei l'unico che potrebbe dare dei problemi. Tu non dai problemi, perché quell'affare lì non lo puoi danneggiare. Tu sei già morto. Io direi che potremmo 1, 2, 3, tu c'hai un. Tu fai 2. A te non ti possiamo ammazzare in nessun modo, mi sa.
A meno che... Eh no, non posso ammazzarti in nessun modo perché tu non fai danno. No, aspetta. 1, 2, 3, no, 1. Perché posso liberare questo qui con un sasso così. Mettere il tank qua. Trascinare te qui, sei sulla foresta. Se ti attacco, bruci e subisci 2 di danno. E posso attaccarti attraverso il tank che subirà 1 di danno ma sopravvive. Ok, dovrebbe funzionare. No, perché c'ho il sasso in mezzo. Porca miseria. Tanto è l'ultimo turno, quindi usa il reset. Non funziona perché c'ho il sasso in mezzo. Allora mi conviene. Ma c'ho comunque il sasso. No, non c'ho più il sasso. Il sasso viene distrutto se lo lancio contro. Tu finisci qua e c'hai 1, 2, 3. Puoi arrivarci lo stesso. Cioè, intanto devi arrivare qua. Quindi a posto. Ok, così dovrebbe funzionare. Tu vieni qua, prendi lui. Tu vieni qua, spari a lui. Tu non muori, lui muore bruciato. Tu sei morto nell'oceano. Ok. Ok. Non ok, ok, però ok. Abbiamo la vita al massimo, abbiamo un pochino di difesa. Tu sei salito di livello? Che cosa sei? Che cosa hai ottenuto? Me lo dici? Tu c'hai adrenalina. Non è affatto male. Più una mossa per ognuno che uccidi. Allora, ti mettiamo subito. Sono molto tentato anche a darti building chain, eh. Shield Alley. Ah, questo non è utilissimo, però almeno non sei completamente inutile. Questo hook mech è veramente debole. Più uno di danno è utile, più uno di danno è molto utile. Però bisogna fare attenzione a non uccidere i propri compagni. Allora, air support non è affatto male. And with... Ok, anche questo dovrebbe essere abbastanza facile. Se i nemici vanno sulle foreste con il lighting... E Mac dovrebbe essere facile dare fuoco a molte foreste. No, credo che faremo uno. Però cavoli, è molto vicino, il generatore elettrico che dobbiamo proteggere. Forse ci conviene fare questo. Questo e questo, probabilmente. Andiamo prima a fare questo. Ok, io direi che ti buttiamo qua. Dai fuoco a lui, il prossimo turno puoi facilmente ammazzare lui e un sacco di nemici che ci avrai vicino, possibilmente. Tu ti mettiamo... Ti mettiamo qua, così forse riesci a trascinare dei nemici nel fiume che tu crei. Ti metto qua, quasi certamente lui si metterà qui per sparare a te. Perché dovrebbe essere la sua mossa migliore, perché se io mi sposto lui dice lui non si può spostare perché sennò distruggo la palazzina. Invece io distruggerò la diga e ti ammazzo. Ok. Vediamo un po'. Ok, non hai fatto quello che pensavo che avresti fatto. Tu sei tecnicamente morto. Tu non sei morto. Tu stai attaccando lui, non ha importanza. Ok. Direi che ti metto qua. Sparo alla diga. Tu muori. Tu non fai niente? Tu non fai assolutamente niente. Non puoi trascinare nessun nemico nell'acqua che creiamo. Ok. Ti metto qua, tu attacchi lui, blocchi uno spawn, uccidi il siphon, fai 2 di danno a lui. Posso prendere te qui, non mi ammazzi, ti trascino... Tu attacchi per primo, gli fai 3 di danno, che sarebbero 4 perché il siphon muore. 1, 2, 3, 4, no, ti rimane 1 di vita. Allora forse mi conviene uccidere questi qua piuttosto. E il siphon il prossimo turno. Probabilmente sì. Ok, vai. Mi sembra più intelligente. Tanto nessuno di questi può volare, quindi dall'altra parte del fiume non ci possono più andare.
Tu ti sei messo in una bella posizione del cavolo, devo essere sincero. Allora, se riuscissi a mettere il mio boulder mech qui, posso spingere te qua. Ma per farlo devo uccidere prima lui. Per uccidere lui mi devo mettere qua e quindi ti blocco la posizione che a te serve. Oppure posso metterti qua. Il problema è che stai andando a fuoco e stai bloccando uno spawn, il che vuol dire che sei morto il prossimo turno. No, grazie. Allora, potremmo mettere te qua. Uccidere il Siphon. Tu sei morto. Mettere te qua. Spostarti. Anzi no. Sì, no, è meglio perché stavo dicendo potrei tirarti giù. Però no, perché mi distruggi questa palazzina. Metto te qua. Ti spostiamo. Tu resti qua. Ti curo. Abbiamo tre nemici il prossimo turno. Sì, non mi dispiace come turno. Forse era meglio attaccare lui piuttosto che curarci. Ma no. Meglio curarci. Abbiamo ancora due turni da dover superare. Ok, tu sei morto, perfetto. A te ti do fuoco se ti lancio un sasso contro, sì. Tu però mi stai ammazzando lui. Non ti posso spingere qua perché sennò mi distrugge questo e non va per niente bene. Direi che faremo così. Libera lui. Vai qua. Vai qui. Uccidi lui. Tu blocchi uno spawn e tu non attacchi niente. Mi dispiace che non stiamo ammazzando l'alfa, che ci darebbe un sacco di XP. Però sfortunatamente non si può avere tutto. Tu devi morire. Tu stai attaccando una foresta, non mi interessa. Blocchiamo questo, che è più vicino ai palazzi, piuttosto che questo. Ok, tu probabilmente attaccherai o questo palazzo o lui. Tu sarai un rompi... Tu, voi due sarete due grossi rompiscatole. Ok. Ok, posso usare te, trascinare lui qua, è morto. No, aspetta, tu attacchi per primo, posso usarti per attaccare lui, ok, no, aspetta, è semplice questo turno. Fai così, tu ammazzi il tuo compagno. Sì, tu ammazzi lui e il turno è finito, tu non fai niente praticamente, tu resti vivo, è la vita. Non ci possiamo fare niente. Ok, sono bloccato. Ok, tu avrai l'onore di ammazzare lui. E niente. A posto. Sì, tu sopravvivi, tu non muori. Perfetto. Ok, una promozione a uno dei piloti meno importanti. Ah beh, giusto, finisher, l'avevamo appena visto perché aveva ricevuto il boost nell'ultimo turno. Ok, andiamo a fare questo. No, aspetta, questo o questo abbiamo detto? Questo no, perché c'era la cosa difficile da proteggere. Andiamo a fare questo, allora. Che già possiamo... C'è qualcuno di voi su delle foreste, no, eh? Nessuno, vero? No. Potremmo già fare così, o addirittura qua, così diamo fuoco a due foreste già. Però preferirei buttarmi qua perché già... Lascio con molta poca vita questi qui. Tu praticamente sei morto se il prossimo turno attacco il Siphon. Quindi tu ti metti qua. Tu ti metti... Non so se metterti qua o qua. O addirittura qua forse è meglio. No, è meglio qua perché tanto con tre mosse puoi arrivare fin qui. Ti metto qua. Così ti puoi mettere su questa riga se necessario. Ok, vediamo come va. Ok. Ok. Meno ok. Allora, posso ammazzare te così. No, aspetta, non è necessario.
posso ammazzare te, tu muori, tu ti puoi muovere. Però come ti fermo? Devo per forza usare... Vabbè, aspetta, posso fare semplicemente così e ammazzo un sacco di gente. Il che non è male, ne ammazzo tre e tu poi hai tre più di movimento per il resto della battaglia. Tu rimani dove sei e tankeri questo colpo. Tu lanci un sasso qui davanti, così dai fuoco a questa foresta, credo. Spingi lui nel fuoco e pari il colpo che lui spara a quello là. Però dopo che io ho sparato con questo, perché sennò distrugge il sasso, sono abbastanza sicuro. Ok. Ok, questa foresta non sta andando a fuoco. Dà fuoco solamente se attacchiamo anche. Ok. Sì, to, mettiti più vicino, giusto per... Vai. Voi siete facilmente uccidibili il prossimo turno. Perfetto, hai dato fuoco a una foresta per me. Molto gentile da parte tua. Tre nemici. Se stanno tutti e tre vicini, li ammazziamo tutti con il lightning, Mac. Ok, non stanno tutti vicini. Non è semplicissimo, è questo turno. Devo ammazzarli tutti e tre. Si sono tutti allontanati l'uno all'altro. Che rottura di scatole. Ma non potevate stare vicini? Ok, ecco cosa facciamo. Tu vai ad ammazzare lui. Tu sposti lui. Tu ammazzi lui. Sì. Mi dispiace perché uno, non ammazziamo tutti i cosi. Ah beh no, stavo per dire. E due, non diamo fuoco a nessuna nuova foresta. In realtà no, perché questo Vec lo farà per noi. Quindi molto molto utile. Ok, una sola foresta, altri due turni, quattro nemici. Vediamo un po'. Tu sei veramente scomodo, lasciatelo dire. Tu sei altrettanto scomodo. Tu mi sei molto simpatico. Tu mi sei un pochino meno simpatico, ma non è la fine del mondo. Allora, vediamo un po'. Posso usare te per andare ad ammazzare lui. Mettere te qui. Spingi qua, blocchi uno spawn. La roccia blocca il coso. Lui... Ah no, ok, blocchi uno spawn, vai a fuoco e il sasso blocca il tuo attacco. Tu resti qua e ti curo, perché tanto non hai altro da fare. Tu non attacchi nessuno, tu sei morto. Tu sei un po' lontano da tutti, eh. Preferirei effettivamente usarti per attaccare questi qua. Praticamente ammazziamo questo. Però qui non posso uccidere questo qua e spostare questo. No, bisogna fare come stavo dicendo prima, era la cosa migliore. Ecco qua, perfetto, curati, uccidi. Ok, sì. Prossimo turno però, gente, dobbiamo dare fuoco a un'altra foresta. No! Cosa? Il fuoco ha distrutto la roccia. Ma stiamo scherzando? È una roccia. Perché il fuoco dovrebbe fargli danno? La cosa non ha senso. Hai mai visto un sasso sgretolarsi perché l'hai buttato su un... perché gli stai dando fuoco con un fiammifero? È l'equivalente. Sono dei macigni enormi. Vabbè. Va bene. Ho un problema, che non posso dare fuoco a nuove foreste. Allora, posso spostare te qua, spostare lui. E va bene. E poi con questi tre che cacchio faccio?
Posso. Tu fai più danno, giusto adesso? Tu fai 3. Quindi puoi ammazzare lui. Ok. Però come faccio a dare fuoco a una nuova foresta? Mi sa tanto che non posso. Non posso, non posso, non posso. Di certo te devo usarti per ammazzare questi qui. Te ti posso facilmente usare per spostare lui e te per ammazzare lui. Quindi riusciamo a superare il livello senza subire danno, questo l'abbiamo già visto. Come facciamo a fare tutto questo dando fuoco anche a una foresta? Per poter dare fuoco a una foresta devo o che un nemico ci sia sopra, o che ci sia sopra una roccia che io attacco. Il problema è che la roccia non posso usarla. Non posso semplicemente lanciare una roccia qua e poi darle fuoco con il lighting a quella foresta. Perché mi serve per fermare questo o questo. Mi sa che devo rinunciare alle 8 foreste in fiamme. Che peccato perché ci siamo veramente vicini. A meno che non sposto te qua e darai fuoco a questa foresta, ma come faccio? Devo per forza fare così. E poi chi li ferma questi tre? Con solo due personaggi, non posso. Se faccio così tu questa foresta, uno non ammazzi questo e due la foresta non prende fuoco. Niente. Dobbiamo fare così. Missione fallita. Ancora non posso credere al fatto che abbiamo perso un palazzo, cioè, ma si può? Fuoco distrugge un macigno, ma ti pare? Vabbè. Ah, vabbè, almeno una stella me l'ha data, dai, non male. Vai, siamo pronti per il primo boss. Quanto è che fai te di danno? Ok, lanci sì un affare che esplode, che credo che ci abbia sì 2 di vita ed esplode per fare 2? 2 di danno fa? Sì, 2 di danno fai. Allora facciamo così, tutti teletrasporti qua, così ammazzi lui. Tu stai qui, tu stai qua. Così ti metto su questa bella riga, così puoi fare tutto quello che vuoi. Tu quasi sicuramente lancerai un blob qui. No, lancerai un blob qua, ok, va bene, non è un grosso problema. Ok. Allora. Facile, facile. Ok, no, non è facile come speravo. Speravo di riuscire a portare questo qui qua e bloccare questo spawn, fare uno di danno a te. Ok, va bene. Anzi, ancora meglio, aspetta, eh. No, cavoli. Mi serve che ti spostavi di un altro punto. Porca vacca. Volevo mettere un sasso qua in modo che il suo attacco e attaccasse anche questo, gli dava fuoco, era tipo straforte. Allora, facciamo così allora piuttosto. Tu esplodi di nuovo anche il prossimo turno, direi che adesso lo scopriamo. Niente, mi sa che mi tocca semplicemente fare 2 di danno a te così. Vabbè, ti rimane 1 di vita al prossimo turno. Molto molto buono, direi. A meno che non preferisco invece mettere una roccia qua in modo che così tu non devi tankerare 2 danni. Però cos'altro ti faccio fare? Niente, tu non servi a niente nella vita, quindi potrei metterti qua, spingere questo qui qua. Lo attacchi una volta che è qua. Tu attacchi prima andando qui. Tu lo trascini. Sì. Questo dovrebbe essere il turno migliore perché tu muori il prossimo turno. Tu sei vivo. Sì, ok, allora attacca così. Attacca così. Tira lui qua. Ok,
Ok, ti sei mezzo utile, Hookmack. Ci credi? Tu sei quasi morto, blocchiamo due spawn. Questo qua credo, non so se attaccherà anche il prossimo turno. Il boss è morto. Ok. Ok, ok, ok. Perfetto. Sì, tu attacchi di nuovo. Ok, va bene, buono a sapersi. Possiamo fargli due, due e poi con il fuoco muore, ok. Tu puoi andare a bloccare qua uno spawn. Curarti, perché sennò moriresti. Ok. Sei un po' lontano dall'azione te però. Mi preoccupa un po' che cosa farà questo. Quello che spawna qui. Che sei un po' lontano, eh. Potevo studiarla meglio l'ultima mossa. L'ultimo turno. Ok. Rompiscatole. Grosso rompiscatole. Due grossi rompiscatole siete. Dovevate tutti attaccare delle palazzine. Nessuno poteva attaccare solo tipo questo. Allora, vediamo un po'. Tu attacchi per primo, giusto? Tu attacchi prima di lui. Quanto è che fai di danno? 3, giusto? Quindi se facciamo 2 di danno a lui, praticamente questo, tu ammazzi lui, lui non attacca. Posso facilmente ammazzare te con lui e te con lui. Quindi ci siamo. No, perché devo fare anche 2 danni a lui. Mi sa che sono costretto a perdere una palazzina. Perché devo per forza fare 2 danni a te. Quindi o così devo farli. Il che vuol dire che dovrò usare te per trascinare lui. E tu rimani vivo. Altrimenti potrei... Scusami, trascinare te qua. Tu, ah no, ma tu attacchi per primo, quindi no. Non va bene. Niente, devo perdere questa palazzina. C'è poco da fare. No, scusa, tu prima vai qua. No, aspetta. No, non perdiamo niente, non perdiamo. Tu ammazzi lui. Tu spari a questo. Sposti lui sullo spawn, che neanche avevo notato, me ne sono accorto adesso. Tu trascini lui qua. Tu attacchi questa foresta, non me ne frega. Tu sei morto. Tu attacchi prima di lui, che ha già su... Ah no, perché devo attaccare entrambi. Ecco perché non mi trovo... No, aspetta, 3 fai di danno. No, no, no. Per un attimo pensavo che questo qua doveva essere attaccato con entrambi i mech, sia con il lightning che con il boulder. Ma in realtà no. Quindi siamo a posto. Sì, ok. Bene. Stavo facendo male i miei conti. Come al mio solito. E questo è l'ultimo turno. Ok, dovrebbe essere abbastanza facile. Fammi un attimo vedere. A te non ti posso ammazzare. A meno che non ti trascino anche sul fuoco. Però ti posso facilmente far ammazzare il siphon e non farti più attaccare questo. Tu semplicemente muori perché ti do fuoco con l'elettricità. Sì. Ok. Procediamo. Sarebbe stato carino se tu avessi avuto solamente 2 di vita. Adesso che ci penso, forse avrei potuto ucciderti. Avrei potuto attaccare sia con il lightning anche te. E usare il look per spostare il leaper. E avrei ottenuto più esperienza. Perché... No, 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 perché avevo bisogno che morisse anche il siphon. E non ti avrei spostato per uccidere il siphon, perché avrei usato il look per spostare il leaper. No, quindi no, non potevo. Ok. Tu
Rubbish the first. Ok, attacca 2, sposta l'ultima. Salta e fai danno, però ti fai anche danno a te stesso. No, direi che non... Acid tip? Oh. Direi che non compriamo nessuna arma. Potremmo... vendere un pilota e ottenere 2 reactor core. E la cosa mi tenta molto. Così posso comprare questo. E questo probabilmente. Così almeno te puoi iniziare a fare qualcosa di più che semplicemente spostare gli avversari e tankerare dei colpi dei nemici. Finisher non è male, soprattutto sul boulder, perché così fa un bel po' di danno nell'ultimo turno. Quindi mi sa che vendo te, mio caro. Ori Kirk, tu te ne vai. Ok, procediamo. L'altra isola più facile era questa, secondo me, che adesso non è più tanto facile, però mi sa che è comunque sempre la più facile. Sì. Non è che questa non è troppo difficile. Questa è la più difficile, sì. Perché ci sono un sacco di nemici con 3 di vita e io faccio 2 di danno. 2 di danno, 0 di danno, 2 di danno. Quindi meglio andare dove ci sono un sacco di nemici che... e si possono ammazzare con 2. Qua ce n'è solamente uno, qua e qua ce ne sono 2. Qua c'è il tizio, lo scorpione. Le ragnatele sono una rottura di balle, però... non mi ricordo come si chiama, il lombrico, il verme, quello che va sottoterra. Basta colpirlo e lui non attacca più. E con il building chain sarà molto facile, perché lui molto probabilmente si mette vicino ai palazzi. Quindi basta attaccare la palazzina. Tu sei un rompiscatole perché fai ragnatele. Intendo quello nuovo, il nemico nuovo, quello più a destra. Non ho idea di come si chiami, la tarantola. Perché è facile distruggere le tue uova, però sono una rottura di balle perché mi bloccano i movimenti. No, andiamo nell'isola invernale, dove ci sono i robot. Ok, un'altra missione del cavolo che sono costretto a fare e che non vorrei. Questa si potrebbe fare. Niente, andiamo a fare questa e vediamo come va. Allora, potrei già farti cadere qua, così fai anche un danno già a questo. Sì, no, è un'ottima cosa, un'ottima cosa. Ah, tu c'hai 3 di vita. E io ero convinto che tu avessi 2 di vita. Porca vacca. Non va bene questa cosa. Allora, fai così. Tu ti metto... qui? 1, 2, 3. O ti metto qua, o questo qua ti può attaccare. Mettilo qua. E tu stai qua in fondo. Ok. Ok, molto bene. Molto bene, posso fare in modo che tu attacchi il tuo collega. Ok. Un pochino meno ok. Allora, tu distruggi... tu attacchi per primo? Porca vacca. Peccato che non attaccasse prima per primo questo. Tu non è che puoi andare molto in giro. Sei un po' bloccato, devo dire. Allora, posso... spostare te qua. Così tu ammazzerai lui. Così do fuoco anche al mio collega, però. Posso attaccare così. Distruggiamo la cosa, lui non dovrebbe più attaccare. Facciamo così, tu non attacchi più. Tu vai qua, sposti lui qui, in modo che così tu attacchi lui. Tu cosa attacchi? Ah no, ma tu stai attaccando la cosa. Cazzo, ma ce l'hanno con Lacking Facility, i nemici, porca vacca. Allora, se facessimo così.
così tu non vai più a fuoco, subisci uno di danno, però lui non viene attaccato. Ci deve essere un turno migliore. Così? Però devo distruggere l'hacking facility, perché sennò questo qua mi dà uno di danno. Ma sai cosa? Facciamo così. Ok. Porca vacca! Non avevo visto che stavo ammazzando uno dei miei. Come cavoli ho fatto a non vederlo? Ok, basta spostarlo. Sì, ok, facciamo così. Poi curo te. Oppure potrei anche semplicemente trascinarti sulla foresta che andrà a fuoco e ucciderti. Tu subirai uno di danno, tu fermi lui. Sì. Oppure potrei semplicemente lanciare un sasso qua. No, è una pessima idea perché tu distruggi. Potrei lanciare un sasso qua. E il tuo lighting attacca. Attaccando questo, attacchi 1, 2, 3, lui e lo ammazzi. Quindi in realtà dovrei metterti qua. Ti metto qui. Tu fai 1, 2, 3. No. Volevo cercare di beccare un sacco di gente con il lighting, però in realtà no. Perché se tu ti sposti dovrei spostare te qua giù. Attacchi questo e questo e questo, anche lui. No, aspetta, dovrebbe funzionare, aspetta. Metti il sasso qua. Tu ti metti qua. Tu colpisci tutti così, perché sono tutti vicini. Niente male. Vai. Tu hai perso lo scudo, non è un problema, ma non stai più attaccando. Tu mi fai uno di danno. Tu ammazzi questo qua non attacca niente, tu non attacchi niente, tu c'hai un turno libero, curati. Per di più hai anche il tuo, posso usarlo immediatamente? Ah, pensavo che potessi usarlo dal prossimo turno. No, ma che godurio, ma allora ammazza questo balordo. Tieni, aspetta, ti metto addirittura qua, così sei più lontano dai nemici. Attacca questo, e tu non subisci più uno di danno. Abbiamo tutti vivi, tutto al massimo. Al prossimo turno abbiamo un solo nemico con uno di vita. O con due di vita. Con uno di vita. Mica male. Ah no, scusa. Sì, perché adesso questo qua tanto brucerà, quindi chi se ne frega. Ah no, giusto, c'eri anche te. Allora, facciamo così. Mettiti qua. No, è un'idea stupida. Aspetta. Mettiti qua. Uccidi lui. Tu ti metti qua. Uccidi lui. Tu ti metti qua. Tu ti metti qua. Anzi no. Ah sì, tu non puoi arrivare fin qui. Ok, fai così. Tu ammazzi lui. Tu ammazzi lui. Tu sei morto per il fuoco. Blocchiamo due spawn. Curati e curati. Spawna un solo nemico che sta già andando a fuoco. Il problema però è che il prossimo turno avremo un sacco di spawn. Infatti ce ne sono ben 5, che non è esattamente una cosa positiva. Allora, facciamo così. Vai qua. Vai qui. Sposta questo qui qua. Tu ti sposti qui. Tu ti metti qua. Attacchi lui. Lui il prossimo turno è morto. Tu ti curi. Subisci un danno. Tu subisci un danno. Tu non stai facendo niente. Tu sei a posto. Vai. Hai creato un po' di oceano. E abbiamo due nemici di cui preoccuparci. Tu non sei un problema, perché sei già morto. Tu sei impossibile da uccidere, soprattutto se c'hai 5 di vita, Dio santo. Però sei facilmente bloccabile. Allora, sposta lui. Ammazza lui. Ammazzi lui. Ok. Cioè ammazzi, lo blocchi. Perfetto. Non male. Molto 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 bene. Allora, vediamo un po' cosa andare a fare. Questo dovrebbe... Quanti nemici stanno spawnando? 6? Ma stai scherzando? Ma assolutamente no. Qua ne spawnano solamente 5.
andiamo a fare questo. Beh, ci sono anche due robot congelati, però... Dettagli, gente, dettagli, non pensateci. Ok, dobbiamo decidere se fare dei danni a questi qua o a questi tre. Direi che a questi tre ha più senso. In realtà no. Ha più senso fare danno a questo qua che c'ha un sacco di vita. Questo qua c'ha 3, quindi scende a 2. È più facile da uccidere. Questo qua tanto muore comunque con due colpi. Sì, è meglio buttarti qua. Tu... Ti metto qui. Te ti metto qua. Ah, se ne sono già andati sottoterra, ok. Che vigliacchi. Ah, ok, fantastico. Hanno già recuperato la vita che gli avevo appena tolto. Mi sembra molto giusto. E mi piace molto il fatto che mi avete completamente bloccato il tank qua dentro. Così attacco tutti, giusto? Sì. Ok, tu sparisci, tu sparisci. Tu ucciderai lui perché si libera. Tu non attacchi nessuno. Tu puoi facilmente ammazzare lui. Tu poi sei libero di muoverti dove cavoli ti pare. Potrei addirittura spostarti qua, trascinare questo qua. Scusami, te qui. Trascinare te sul fuoco. Però ti rimarrà uno di vita al prossimo turno. Bisogna fare un po' di attenzione. Perché stai anche andando a fuoco. Ok, tu ammazzi lui. Oppure potremmo anche fare così. Sì, è molto meglio. Facciamo così. Tu ti sposti qua, trascini lui qua. Lui muore per il fuoco, perché il fuoco fa danno prima della rigenerazione. Il prossimo turno ti curiamo. Abbiamo solamente questo qua di cui preoccuparci, che ci avrà 3 di vita, facilmente uccidibile con i miei 2 omini. Ok, e nessuno spawna. Ah, oh, mi ero dimenticato di te. Mi ero dimenticato anche di te. Ok, sono un idiota, ma va bene. Tu c'hai 3 mosse? Ti sposto qua, 1, 2, 3. Ok, perfetto. Allora tu vieni qua, spara questo qua. Tu vieni qui, curati. Tu vieni qua, ammazzami questi qua. Ok. Ci sono un po' troppi nemici perché ne abbiamo 4 adesso. Ok, completamente dimenticato dei vermi. Ok. Ok, va bene, molto bene. Un pochino meno bene, ma non è un problema. Tu non sei un grossissimo problema. Allora, facciamo così. Tu vai e mi ammazzi questo. Tu mi ammazzi ben 2 nemici, così. A te ti sposto e ti curo poi da un'altra parte. Però rimani qua, così facciamo anche 2 danni a lui. Sembra la cosa migliore. Mettiti qua, curati. Ammazza questo. Beh, ammazza, lo spaventi principalmente. Prossimo è l'ultimo turno. Abbiamo 4 nemici. 2 facilmente uccidibili. 3 con 3 di vita. Allora, tu puoi ammazzare un po' di gente. L'importante è ammazzare lui, perché tu tanto fai 0 di danno. Però te come cavoli... No, c'è qualcosa che non mi piace qua. Tu ammazzi lui. No, scusami, Tu ammazzi lui. Tu mi liberi lui, che va qua. Tu c'hai 1, 2, 3... No, devo riuscire a spostare anche lui, gente. Ai 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 ai. Perché tu mi ammazzi questo qua. Ah beh, però tanto non c'è il pilota, quindi chi se ne frega se lo uccidi? Cosa me ne frega? Non me ne frega niente, non me ne frega. Ok. Ok, va bene, no, nessun problema. Ah, aspetta, fammi spostare questo. Aspetta, addirittura tu puoi addirittura ammazzarlo questo, no? Sì, perché c'ha qua, c'ha 3. Però aspetta,
se io ammazzo te, tu fai 1, 2, 3, puoi spostare questo qua qua, non ammazzerà quest'altro e tu puoi ammazzare lui. Ok, non cambia niente perché anche se mi ammazzano questo tank non avrei perso un pilota, però meglio entrare nella mentalità del non facciamo morire i nostri robottoni. È sempre meglio cercare la soluzione migliore, anche quando non è necessario, anche quando non sei costretto a farlo. È una giusta mentalità da avere. Questo nel videogame, ma anche nella vita, gente. Ok. Ok, assolutamente inutile. Assolutamente inutile al momento. Al momento. Chi lo sa, può diventare più utile forse più avanti. Congela e proteggi entrambi i robot, eh? Beh, inizi con solamente 3 nemici e abbiamo ben 2 mech che muovono gli oggetti. Quindi dovrebbe essere abbastanza facile. Tu probabilmente riuscirai subito a congelare uno dei due. Qua non ti ci posso buttare, qua non ti ci posso buttare, qua neanche. Quindi sono costretto a far danno solamente a un nemico. Sarai te. Tu sei fortunato, pensa un po'. Sai cosa? Buttati qua. Così fai del danno anche a questa foresta e a questo ghiaccio. A te ti metto qua, a te ti metto qui. Ok. 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 Tu riesci vero ad andarmi a congelare questo robot? Ti prego dimmi di sì. Non ci riesci. Ma non è un problema. Tanto tu... Ok, no, in realtà non è un cacchio di problema. Tu mi ammazzi, mi fai un sacco di danno a questo qua. Ok. Il che vuol dire che... Se ti sposto qua, tu mi ammazzi lui. Tu attacchi lui. Tu vieni qua. Tu attacchi lui, lo ammazzi. Tu intanto che ci sei vieni qua giù. Anzi vieni qua, che forse è ancora me. Anzi vieni qua, così mi concedi questa palazzina. Almeno mi fai qualcosa. Giusto? Giusto. Giusto, perfetto. Tu ammazzi lui. Tu attacchi lui, tu non attacchi nessuno. Anzi, non attacchi nessuno perché te ne vai dopo che vieni attaccato. Tu fai così. Tu fai così. Tu non fai niente. Come al tuo... Anzi, no. Metti uno scudo al tuo compagno, scusa. Non puoi perché è lo stesso... È nella stessa casella? Devi essere almeno una casella più distante? Ok, mi sembra molto sensata come cosa, va bene. Ok. Allora, facciamo così. Tu puoi venire qua, ammazzare questo qua senza problemi. Tu congeli questo, tu devi rimanere qua a subire il colpo perché sennò questo qua libera il suo compagno. Però muori se ti lascio qua. Anche se ti metto qua muori. Perché subisci 2 di danno. No, subisci 2 di danno e poi sono costretto a curarti al prossimo turno. Perché il fuoco non subisci danno da fuoco subito. Oppure posso mettere questo qua. Il sasso protegge questo. Tu vieni qua, distruggi questo tizio qua. Tu vieni qua, lanci giù questo, congeli questo qua. Tu metti lo scudo a qualcuno, metti lo scudo a questo, immagino. Ti metto qua e metti lo scudo al tuo amico. Funziona mettere lo scudo alle palazzine? No. Ok. Ok, direi che questo è un ottimo piano. Tu vai qua così. Ok, tu non attacchi più niente. Tu uccidi lui. Perfetto. Tu vieni qua, metti lo scudo al tuo amico. Non è molto utile, però almeno è qualcosa. Congela questo robot. Ok, tu non attacchi niente. Perfetto. Tu sei congelato al prossimo turno, non puoi metterti in nessuna posizione in cui non riesco a raggiungerti. Perfetto. Un po' antipatico.
molto antipatico. Allora. No, non è una buona mossa. È una mossa semidecente. Con te ammazzo lui, te ti metto qua e trascino lui. Ma tanto lui è morto in un altro turno. Però preferisco che lui non torni a due. Ma in realtà chi se ne frega se arriva a due di vita. Tanto gli faccio due di danno al prossimo turno. Quindi forse è meglio fare del danno a questo qua intanto che ci siamo. Così c'ha 3 di vita al prossimo turno. Non che me ne faccio molto che uno ci abbia 3 di vita. Sarebbe più utile se ci avesse 2 di vita. Quindi in realtà è meglio uccidere il Siphon probabilmente. Almeno hai dell'esperienza. Ok. Tu fai 1, giusto di danno, sì. Ok. Ah, mi butti nell'acqua, però. Quello non l'avevo mica notato. No, non ha importanza. Ha un po' di importanza. È molto, molto antipatica come cosa. È ancora più antipatica come cosa. Allora, tu fai più 1 di danno, giusto? Non riesci ad ammazzarlo. Ok. Quindi lo devo spostare. Vabbè, così lo ammazzi. E liberi lui. Poi tu puoi andare ad ammazzare questo qua. Dopo che tu ti sei spostato. No, mettiti qua. Congela questo palazzo, chi se ne frega. Tu non liberi nessuno. Tu vieni qua e sposti lui. Non è servito a niente congelare questo palazzo, ma va bene. Direi che va bene così. Perfetto. Ah, abbiamo un'altra regione. Pensavo avessimo finito. Vabbè, non avevo neanche visto che qua c'era un laboratorio. Quindi lo andiamo a fare assolutamente questo. Shield generator. Cosa fa shield generator? Ah, un po' scomodo, eh. Vabbè, ma tanto devo distruggerlo. Quindi facciamo così. Destroy this will remove all shields. Ok, ha senso, ha senso. Quindi a te ti butto direttamente qua, così lo distruggi subito, siamo a posto. A te immagino che ti metterò qua e a te ti metterò qui. Quanti cavoli di nemici ci sono? Forse è meglio non distruggerlo subito. Potrei effettivamente togliere degli scudi a questi qua. E non è un grosso problema il primo turno degli avversari, perché tanto può darsi che gli avversari attacchino addirittura il shield generator, il generatore di scudi. E se attaccano le palazzine, chi se ne frega. E anche i miei omini dovrebbero avere tutti lo scudo. Esatto. Va bene. Ok, perfetto. Ok, in due avete deciso di uccidere, di completare la missione per me. Va bene. Allora, il coso, l'elettricità passa? No, non passa attraverso le montagne. Va bene. Buona sapersi. Io direi che questi due li lasciamo in pace. Te ti metto qua, attacchiamo questo qui. Tu attacchi per primo. In realtà lo ammazzeresti lo stesso te, no? Sì, perché tu fai 3 di danno, giusto? Sì. Quindi in realtà basta che ti sposti e tu ammazzi questo qua. Tu attacchi questo. Tu non attaccherai niente perché sarà già stato distrutto. Quindi in realtà forse mi conviene mettere te qua, attaccare lui. Così almeno va a fuoco. Non so se prenderà fuoco. Secondo me no. A te potrei... In realtà non me ne frega niente perché
Stavo pensando, potrei metterti qua, trascinare qua lui, in modo che così faccio danno a questo qua, a questi due. Ma in realtà non me ne frega niente, perché anche se distruggo gli scudi, vengono comunque distrutti questo turno. Quindi tanto vale cercare di ammazzare questi due nemici. Forse mi conviene attaccare lui piuttosto che lui, sì. Così almeno c'ha uno di vita. A te semplicemente ti sposto, chi se ne frega. A te ti sposto con altrettanto, chi se ne frega. Tu sei morto. Tu subisci due di danno. Giusto per il divertimento distruggerò lo scudo di uno di voi. Non possiamo bloccare nessuno spawning perché non ce n'è neanche uno su tutta la mappa. Ok. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Facciamo così. E ammazziamo questo qua. Questo qua non attacca niente, questo qua non attacca niente. Ho bisogno che qualcuno vada a bloccare questo spawn, però, per il... per la mia stellina. Potrei mettere te qua e trascinare te qui. Così tu attacchi lui. Però tu poi sei molto lontano dal campo di battaglia, mio caro. E non hai ancora ammazzato nessuno, il che vuol dire che non hai movimento in più rispetto al tuo solito. Però tanto non puoi ammazzare nessuno questo turno, quindi... Ah, guarda, non... cosa vuoi attaccare? Non puoi attaccare niente, quindi... L'importante è proteggere questa palazzina, ok? Il laboratorio dobbiamo proteggerlo, è tipo la cosa più importante. Mi preoccupa quanto è lontano questo qua, però, dal campo di battaglia. Ok, molto bene. Molto bene. Perfetto. È un po' una rottura di balle, ma non sei la cosa più problematica di questo mondo. 1, 2, 3, non puoi andare ad attaccare questo, quindi devo spostare... Come ti sposto a te? Questo qua è venuto a rompermi le balle, Dio santo. Oh oh. Ho un piccolo problema, gente. Come sposto questo qui? La risposta è che non lo faccio. Stiamo per subire 2 di danno. Non vedo soluzione. Eh già. È un po' un problema, gente, cavoli. Perché non faccio così? E non mi sembra una mossa furba. No, non posso fare niente per fermare questo. O almeno io non ci vedo niente. Non posso neanche, no, non posso neanche spingere questo qua abbastanza in là per tirarlo giù. Non posso liberare questo con il sasso. Lo posso liberare così, però non me ne faccio niente a liberarlo. Niente, stiamo per perdere 2 di vita. E cosa forse più importante, non otteniamo un cavolo di spawning block perché ce n'è comunque solamente uno. E siamo all'ultimo turno.
Ai ai ai, cosa fare? Non è proprio un bel turno, neanche questo. Tu sei qua, 1, 2, 3, non arrivi a... No, queste palazzine sono state distrutte, quindi non credo che l'elettricità la facciano più passare. E comunque non lo ammazzeresti, gli rimarrebbe 2 di vita. Sei morto, te? A te ti posso facilmente spostare così. A te ti posso facilmente uccidere così. Tu resti vivo, mi distruggi dell'altro. Tu sei morto da questi qua e non va bene. Posso facilmente ammazzare te così. Posso facilmente trascinare via questo. Tu fai 1, 2, 3. Forse puoi attaccare questo qui, ma non lo ammazzeresti lo stesso. Quindi a cosa mi serve? 1, 2, 3. Sto per perdere altri 2 HP? O devo sacrificare la vita di questo? Beh, in realtà no, potresti semplicemente ammazzarlo. Ah no, perché sei nel fumo, giusto? Non puoi ammazzarlo se sei nel fumo. Non puoi attaccare. Niente, non vedo altre mosse, gente. Non voglio stare qua a perdere troppo tempo. Devo essere sincero, sta iniziando a diventare un po' tardi. E io inizio ad avere un po' di sonno. Quindi credo che non riesco più a ragionare a mente lucida. Sto comunque facendo del mio meglio, eh. Che ore sono? 00:20. Domani devo svegliarmi presto. Vabbè. Dammi un pilota. Non è un pilota questo. E non ho una classe scienziato a cui applicarla questa. Però devo dire che non è per niente male quest'arma. Nel primo turno. Ok. Quindi c'hai finisher e opener. Va bene. Ok, siamo al boss. Scusate, perché ho 2 reactor core? Ah, giusto. Perché 2 entrambi in questa regione. Stavo dicendo, ho dimenticato di potenziare qualcosa. Sono così stupido. Potenziamo questo, ovviamente. Moschito leader. Tu ammazzi direttamente. Fai ragnatela e fumo. Ok. Fai così. Così questo è uccidibile con un solo colpo di elettricità. A te ti posso mettere qui. A te ti posso mettere qua. Qua. Tu o attacchi questo o attacchi lui. Però tu lo potrai liberare. 1, 2, 3. Sì, forse lo potrai liberare. Meglio metterti qua, vai. Anche se finisci dentro l'acqua non è un grosso problema. Ok. Dovete proprio bloccare, body bloccarmi così. Allora, vediamo un po'. Tu quanto fai di danno? 3? Porca vacca. Ok. Allora, ecco cosa facciamo. Non puoi attaccare da qua, giusto? Però ti puoi spostare molto facilmente. Allora, se riuscissi a... potrei attaccare te con lui e poi se riuscissi a collegare... Mi manca questo quadrato qua perché poi collegherai tutti questi qua. Tu non attacchi più, tu non attacchi più, tu muori. Però no.
Ah, aspetta, ci sono. Facciamo così. Trascini lui. Sì, ci siamo. Così sei anche su una foresta. E subisci uno di danno da lui. Non è un grosso problema. Anzi no, perché 1, 2, 3 posso spostarti qua. Così. Così. Ok. Tanto siete entrambi al massimo XP, quindi non ha senso chi ottiene l'uccisione. Facciamola ottenere a Gana, che è il nostro preferito. Ecco qua. Ottimo turno, direi. Ucciso il boss al primo turno. Non male. Questo qui, questo alfa moschito, è morto ancora prima di attaccare. Tu sei facilmente gestibile. Tu sei facilmente uccidibile. Tu sei altrettanto facilmente uccidibile. Tu sei un rompiscatole. Allora. Vieni. Non posso, non posso metterti qua. Ok, vai al diavolo. Allora, fai così. Tu ti metti qua. Tu attacchi lui. Tutti questi vengono colpiti. Te compreso, muoiono tutti. Tranne te che rimani con 2 di vita. Ok. Questo è il motivo per cui building, chaining, cioè chain building è così tanto forte. Aiuta veramente molto. Allora. Tanto vale che si ammazzino fra di loro questi qua. Tu puoi andare qui. Perché hai uno scudo? Ah, giusto, perché lui mette gli scudi. Tu blocchi questo. Puoi ripararti anche se non serve a niente. Prossimo turno abbiamo 3 nemici. Ok, facile facile. Morto. Attacchi lui. Lo porti qua sul fuoco. Morto. Lui rimane vivo, ma chi se ne frega, non possiamo comunque ucciderlo. Ed è meglio ammazzare questo piuttosto che questo, perché questo qua stava attaccando una palazzina, ovviamente. Ecco qua. Perfetto. Molto bene. I boss non sono stati per niente una difficoltà in queste isole. Io direi che se ci riusciamo, proviamo ad andare a battere il boss con solo 2 isole salvate. Questo non è per niente male. Questo è veramente forte. L'abbiamo visto nella partita in cui avevo vinto. Te possiamo venderti. Ne abbiamo 9, non male. No, lo sai cosa? Facciamo almeno un'altra isola. Compriamoci 3 reactor core, ma cerchiamo di guadagnarci un pochino più di vita. Almeno un'altra isola. Ecco qua. Ok, dobbiamo solo decidere che isola. Direi questa. Sì. Mi sembra più facile. Ci sono un bel po' di ragni, però si può fare. Questi non li abbiamo mai visti prima. Questi sono dei palazzi finti. Praticamente li possiamo usare per distruggere tutti i nemici che sono nelle vicinanze. Però ammazzano anche i nostri compagni, quindi bisogna fare un minimo di attenzione. E direi che ti buttiamo qua, così già distruggi questo. No. Tiello, perché così se dei nemici ci vanno vicini riusciamo a fare una catena più lunga. Direi che facciamo così allora. Tu qua e tu qua.
Molto bene. Ok. Ok, niente male, perché con solo questo, guarda quanti danni facciamo. Però tu stai attaccando quel palazzo, tu stai attaccando quel palazzo e non morite, però. Però cosa? Tu rimani vivo, ma ti posso spostare con lui. A voi due come vi ammazzo? Tu sei da uccidere, tu sei da uccidere, tu sei da uccidere. E tu purtroppo fai solamente 3 di danno, che non basta per uccidere nessuno. Tu ti posso ammazzare attaccandoti 2 volte, però rimani in vita a te. Oppure posso fare così, ammazzare questo al posto di questo, così che attacchiamo anche lui per 3 con lui. Perché ci sarà anche questa roccia che rimane qua. Perché abbiamo visto che le rocce effettivamente fanno passare l'elettricità. Ah, ma non posso perché vieni colpito anche te se ti metto qua. Però posso metterti qui a questo punto. No. Non arrivo fin qua. Ok. Forse mi conviene fare così. Così tu muori. E puoi usare te per spostare uno di questi in modo che non facciano più danno. Rimane vivo lui però, che è una rottura di scatole, che crea un sacco di ragni. Se tu muori, esplodi, no? Devo per forza attivarti per farlo, per farti esplodere. Cosa preferiamo? Avere dei ragnetti in giro con il Siphon vivo? Allora, devo ragionarmela. Se questo qua non devo spostarlo con Luke Tank, cosa posso fare con lui? Tu hai 3 movimenti, vuol dire 1, 2... No, non posso fare niente per spostarveli, per spostarli. A meno che con questo non lo ammazzo. Lui è spostato, gli rimane uno di vita. Tu puoi fare 1, 2. E niente. Non puoi fare assolutamente niente. Tanto vale allora a questo punto usarlo per spostare questo e almeno distruggere anche il Siphon. Sì. Sì, credo che sia l'idea migliore questa. Tu sei quasi morto. Tu vieni qua. Anzi, scusami. Vieni qua così, così non attacchi. Sennò mi avresti ucciso. Dal momento che fai 2 di danno. E mi rimangono sti 2 balordi che mi attaccano una palazzina, uno dei due. Devo solo decidere quale dei due salvare. Vieni qua, fai così. Oppure vieni qua e fai così. Io direi che è meglio perdere questa palazzina, che è più vicina dove i nemici si trovano e dove stanno spawnando. Per di più blocca uno spawn e muore, quindi sì, era la scelta migliore. Ok, tu attaccherai una palazzina. Tu non stai attaccando niente. Tu non stai attaccando niente, quindi non mi importa. Tu non stai attaccando... Ah, perché lui ha messo i sassi. Che razza di cretini. Tu muori lo stesso o muori solo dopo che hai attaccato? Tu muori solo dopo che hai attaccato. Ok. Sì, direi che ti ammazziamo. Tu sei un nemico che rompe veramente molto le scatole.
Ti mettiamo qua a te. E a te ti metti. A te posso ammazzarti. Diciamo così. Ah no, perché me ne servono due per ammazzarti. Non posso farlo solo con uno. A meno che, scusa, posso fare così. Ok. Sì, tu sei ancora libero di attaccare perché sei un rompiscatole. Tu attacchi prima, peccato perché ti avrebbe ucciso questo qua. Tu sei immobilizzato da questo, ti devo liberare. Va bene. Come ti libero? Devo per forza liberarti con un sasso, perché se metto lui qua e ti porto qui e lui lo uso per ammazzare questo, mi ammazzi anche lui. A meno che non uso te per ammazzare questo qui, te per liberare questo, e tu poi mi vai ad ammazzare lui. Sì, forse è la cosa migliore così. Però forse a questo punto allora mi conviene fare così. Aspetta. Ucciderlo così. O così. O così. Forse è meglio così. Ricordati che i sassi li puoi sempre usare per... far andare più lontano l'elettricità. Ok. Prossimo turno, 5 nemici. Non sono pochi. Va bene. Tu sei facilmente uccidibile. Però sì, dopodiché sposto te qua. Tu hai uno scudo, lui non ti ammazza, tu non stai facendo niente, ok. Dovrebbe andare bene così, no? Sì. E giusto per divertimento facciamo saltare in aria questo palazzo. E tanto non fa nessuna differenza. La differenza è che ho perso... No, ho perso solamente uno di vita, mi sa. Non due. Stavo pensando, ho guadagnato tanta elettricità quanta ne ho persa. Forse no. Ok, vammi a prendere un reactor core. Dobbiamo proteggere il treno. Non sarà facile. E proteggere questo. Quanti brutti nemici che ci abbiamo qua davanti. Per di più sono abbastanza sicuro che il lightning attacca anche il treno. Quindi sarà quasi impossibile riuscire a salvarlo questo treno. Mi sa che mi sono tirato la zappa sui piedi da solo. Ish. Allora. Ok, molto bene. Tu ti puoi mettere qua. Tu attacchi così. Però rimane lui. A te come ti sposto? Ti posso uccidere? No. Mi sa che devo perdere questi due di energia. Fammi pensare. Tu attacchi per primo? No, tu attacchi dopo. Quindi se sposto te qua,
Aspetta, fammi pensare. Ma come ti sposto? Devo uccidere questo o spostarlo? Spostarlo è fattibile. Posso fare così. Lo sposto. Così attacco anche questi con l'elettricità. Tu vai qui, tu lo sposti qua. Lui distruggerà questa palazzina, ma distrugge anche questo prima che possa attaccare, perché va per primo. E poi tu attacchi uno, due, tac tac tac, ammazzi questo qua, attacchi anche questo. Vabbè, anche lui lo attacca in realtà, e anche lui. Quindi in realtà... Ah no, aspetta, aspetta, aspetta. Così, ci sono. Ah, cavoli, non pensavo che il fatto che tu c'hai il rinculo. Però aspetta, quanto danno fai? No, non lo ammazzi, peccato. E adesso non, nessuno ferma più questo, quindi in realtà è un turno del cavolo. No, questo è un turno del cavolo. Del cavolo. Nuova idea. Così. Tu vai qua. Tu vai qua. Sposti lui qui. Lo trascini qua. Attacchiamo tutti. Compreso te. Tu muori. Sì, dovrebbe funzionare. Spero. Beh, non attacchiamo questi. Però fa lo stesso. Ok. Ok. Ora, la prova del 9. L'elettricità distrugge il treno? Direi di sì. È un sacrificio che siamo disposti a tollerare? Perché sennò abbiamo un po' troppa roba che sta venendo distrutta. Oh, tecnicamente dovremmo comunque ottenere una stellina se il treno viene comunque solo fermato e non completamente distrutto, credo. Spero. Possiamo ancora ottenere una stella, dai. Facilmente. Meglio di niente. Mi accontento di quello che riesco a ottenere. Vai. Ush. Ok, l'importante è guadagnare vita. Dobbiamo riguadagnare almeno 3 tacchette qua. Allora, cosa potenziamo? Vabbè, possiamo solamente potenziare movimento o vita, quindi... Direi che dare più movimento a te è inutile, perché tanto basta che ti avvicini ai palazzi. Più movimento a te è sicuramente più utile, sì. Proviamo a fare questa, un'altra missione difficile. Però cavoli, 4 saette mi piace molto. Fai così. Fai così e fai così. Ok, si può fare.
Stiamo tranquilli. Stiamo tranquilli. Se io metto una roccia qua, tu ammazzi lui. Tu puoi collegare dei colpi a tutti questi, ammazzi anche lui. Però lui non muore. Lui dovrei trascinarlo giù così. Scusami, così. E ucciderlo. Tu attaccheresti comunque di due di queste e tu saresti comunque morto. Ok, tu vai qua, ammazzi tutti questi. Tu, come faccio con te? Ti trascino di due cose sopra o di una in qua? Sì, è meglio. Ok, allora, così. Così. Ops. Ok, sono fregato. Se non posso però ammazzare questo scorpione con te, cosa faccio? A te non posso sparare perché ti ammazzerei. Non ho idea di cosa fare. Credo che abbiamo appena perso. Avrei dovuto dargli più vita piuttosto che più movimento. Ho fatto la scelta sbagliata. Temo proprio di sì, di aver fatto proprio la scelta sbagliata. Allora, ho una soluzione, ma non mi piace. Comporta la perdita di questi due palazzi. Ma è meglio che perdere questo pilota o questo pilota. E la cosa è così. Otto per cento, 92%. Uno la vede come vuole. Facciamo così. Tu puoi semplicemente trascinare questo qua e siamo a posto. Tu sei morto, sei un cretino. Ti butti nell'acqua da solo. E per di più farai 3 di danno a lui, il che è perfetto. Tu puoi fare così. Ah, però lo spingi. No! Ho fatto una cretinata e non posso resettare. La time pod verrà distrutta. Devo prenderla. Sono costretto a prenderla. Ma così facendo perdo questo. Però la time pod è più importante. E non posso neanche cancellare il movimento di questo. Ok, sì, sono troppo stanco, gente. È arrivato il momento di andare a dormire, forse. Accidenti. Ci rimane solamente uno di vita, gente. Quindi facciamo un po' di attenzione.
Ai 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 ai. Non mi gusta. Non mi gusta per niente. Otteniamo 2, quindi arriviamo a 3 qua. Non va mica bene. Ecco, ci mancava solo altre ragnatele. E non riesci neanche ad ammazzarlo in un colpo. Tu vai qua, fai 1, 2, 3. Ok, no, è perfetto. Dai. E ok. Ish. Troppi errori. Ho commesso troppi errori. E ne pago le conseguenze, giustamente. Meglio di niente. Tanto è un passivo che non costa niente, quindi. Ok, oppure... Ok, direi che andiamo a fare questa. Perché tanto se subiamo 3 di danno siamo morti. E... sembra più facile da proteggere rispetto a questa. Questa è un po' troppo al centro della mappa. Tu, abbiamo imparato la lezione, ti pigli un pochino più di vita. Così almeno non muori in un colpo e basta. Allora, vediamo un po'. Ok. Ok, non mi dispiace per niente tutto questo. A parte che non posso ammazzare questo qua. Ok. Un po' pericolosa come cosa, ma va bene. Potrei prendere te, spostare questa roccia in modo che tu non attacchi più lui e lui. E te, anziché attaccare lo scorpione, semplicemente spostarlo di qua. Però poi non attacchiamo più né lui. Non attacchiamo più lui. È un problema non attaccare più lui? Lo scorpione lo attacchiamo lo stesso. Sì, secondo me è meglio. Fai così, fai così, fai così e fai così. Va bene. Al prossimo turno dobbiamo assolutamente prendere la Time Pod, perché sennò rischiamo di perderla, perché cade giù nel dirupo. Così. Così. Riprendi lui, così lui può ammazzare questo qua. Intanto blocchi uno spawn. Sì, non è esattamente un turno fantastico, però. Un po' troppi alfa per i miei gusti. Va bene. Questi qua purtroppo non muoiono perché volano. Ma cosa ci vuoi fare?
Non possiamo farci niente. Ok, questa cos'era? L'ultima regione? C'è il boss adesso? C'è il super boss? Chi era il boss? Il Beetle? Se non mi ricordo male, sì, era quello che lancia e fa 4 di danno, no? Finalmente! Ok, vai qui. E direi che installiamo uno di vita in più a te. Anzi, scusami, due più di vita. Così puoi sopravvivere un sacco di colpi te, senza morire, da parte del Lightning Mech. Ok, sì, era il Beetle. No, scusami, Tumblebug. Ok, butta qua. Butta qui. Butta qua. Ok, tu assolutamente non fai quello che io pensavo che tu facessi. Pensavo che tu fossi quello che lancia e fa 4 di danno e dà fuoco alle caselle vicine. Come cavoli faccio a fermarti senza distruggere i sassi che esplodono? Questi sassi qua adesso, se io attacco qui, esplodono e fanno 1 di danno a tutte le caselle vicine, che vuol dire che queste due palazzine sono distrutte. Devo veramente perdere queste due palazzine. Cos'altro posso fare? Sarebbe comodo spostare te qua, ma possiamo farlo. Possiamo anche non farlo. Sei così facilmente uccidibile fin dal primo turno. Niente, dobbiamo ucciderlo. Non posso permettergli di vivere un secondo turno, perché più di queste rocce mi mette sul campo e peggio è per me. Almeno ne abbiamo resistito una. No, volevo che tu attaccassi per primo. Così tu potevi attaccare lui. Dannazione. Vabbè. 2 di vita. Tu quanto c'hai di vita? 4 ancora, sì. Vabbè. Non è un problema. Voilà. Voilà. E voilà. Tu vai a bloccare questo spawn. Tu puoi muoverti qua. Sarò sincero, perdere una palazzina non è la fine del mondo nel livello del boss, eh. Non è per niente male. E così. Così. Ah no, beh, lo spawn non lo blocchi, quindi. In realtà. No, però c'è solamente uno di vita, quindi. Stavo pensando, potrei metterti qua, così che tu vai giù, tu blocchi uno spawn, lui blocca uno spawn, ma no, perché muori. Se lo faccio. Allora facciamo così. Vieni qua. Fai così, così vai nel fumo. In realtà non serve a niente perché tanto non ti farà danno. Però è comunque bello vederti nel fumo.
Sì, perché non l'ammazzi purtroppo. Ok, sì, questo è il turno migliore. Così. 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 Voilà. Ok. Allora, 5. Direi che... ne costa. Questo sarebbe stra mega utile, perché vuol dire che lui non può fare danno ai propri colleghi. Credo che funzioni anche così, però costa troppo. 2 di elettricità solo per poterlo usare non ha senso. Possiamo vendere questo. Allora facciamo così. Un reactor core, che tanto non è che abbiamo molta altra roba da potenziare, come potete vedere. 3 di vita. Dai più vita a lui? O dai più movimento a lui? No, lei già c'ha abbastanza movimento grazie a sidestep. E con il fatto che il grappling hook lo può fare da molto lontano. Quindi direi che diamo più vita a te. E direi che proviamo la missione finale, gente. Con solo 3 isole salvate. Anzi, tu stai qua, che forse riesci a tirare qualcuno nella lava. E tu invece stai qua bello lontano. Vediamo come va. Ho poca fiducia, devo essere sincero. Vediamo. Vediamo. Abbiamo 2 boss. Non è una gran goduria. Ok, non è che è proprio una meraviglia questo primo turno. Tu sei un pericolo, tu sei un pericolo. Tu non mi ammazzi, tu sei un pericolo, tu sei un pericolo. A te ti posso uccidere trascinandoti. Tu puoi fare tanto danno così e distruggi anche questo. A te ti ammazzo così. Tu sopravvivi e mi fai 2 di danno. Tu sopravvivi e mi fai 2 di danno. Tu sopravvivi e mi fai 2 di danno. Non va bene. No, scusa, tu sei morto. Quindi tu sopravvivi e mi fai 2 di danno. E tu sopravvivi e mi fai 2 di danno. Quindi 4 nel primo turno. C'è qualche mossa migliore? Non credo. Tu sei una bella rottura di scatole. A te ti devo ammazzare, perché mi fai 4 di danno solamente te. Sì, se esiste una mossa migliore io non la vedo. Quindi procediamo. Sono pronto a fare quello che c'è da fare. Che vuol dire incrociare le dita e sperare che uno di questi due resista al 12%. Cosa improbabile. Ah, tu per di più non muori neanche, è vero, perché sei massico. Sei un grosso, sei. Stai solamente andando a fuoco. Mi verrà a mordere le chiappe per aver perso 4 vite, 4 HP solamente nel primo turno. Non va per niente bene.
Ecco. Cosa posso fare? No, dimmi che cosa posso fare. Che state tutti attaccando della roba che non dovreste attaccare. Tu poi cosa fai? Tu non fai un cavolo. Tu non fai un cavolo, tu sei bloccato. Credo che abbiamo appena perso. Perché posso fare così. Posso fare così. Ma questi due attaccano. Il che vuol dire che abbiamo perso. Il problema è che questa è la mossa migliore, perché almeno ammazza due cose che mi stanno facendo dei danni. Anche se attaccassi qua non lo ammazzeresti. Tu attacchi prima di lui, quindi se ti sposto, tu lo ammazzi. Ma non servirebbe a niente, perché tanto lo posso ammazzare mentre ammazza anche questo. Di solito le mosse ottimali è quando riesci a fare più di una cosa con una sola mossa. Quindi il mettere questo qua qua impedisce a questo qua di attaccare e ammazza quest'altro. Quindi è una buona mossa. Però è una buona mossa anche fare questo, perché ammazza due nemici contemporaneamente. Abbiamo perso. Non vedo niente da fare. Ho anche sbagliato per di più. Non dovevo ammazzare questo, dovevo ammazzare questo. O almeno spostarlo. Quindi ho anche peggiorato le probabilità che avevamo di vincita. Però, gente, avevamo perso lo stesso. Niente, gente, dite addio, la partita è persa. Niente. Non va. Ho giocato proprio male, ho giocato, soprattutto in quest'ultima parte. Vabbè. Secondo me non c'erano molte opzioni, però. Fortunati, però. Non si può avere tutto. La fortuna ti porta solo fino. Seriamente? Non mi merito di vincere, gente. Ok. Ok. Fammi pensare. Non posso vincere questa partita, ok? Non voglio vincere solo perché ho avuto un'enorme botta di culo. Non mi piace come concetto. Non è un qualcosa che accetto. Rifiuto categoricamente questa cosa io. Va bene? Non sarebbe... sarebbe estremamente ingiusto. Vediamo un po'. Sono senza parole. Comunque. E
Se vinciamo, vinciamo, gente. Non, a volte il gioco. L'RNG fa parte del videogame, ok? Quindi non ci puoi fare niente. A volte c'hai delle grosse botte di culo. E. Esattamente come a volte c'hai delle grossissime botte di sfiga. Quindi. Vediamo come va. Non credo che però riusciremo a fare tutto questo senza mai subire danno neanche una volta. Però chi lo sa, oh. Forse riusciamo ad evitare altri... Riusciamo ad approfittare ancora del 12%. Ok. 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 Ed ok. E tu invece? Ok. Quindi non è che siamo messi proprio benissimo. Allora... Cadono dei sassi, giusto qua, sì. A te basta spostarvi. Tu fai 2 di danno, tu ne fai 2, quindi uno dei due deve morire, ma non posso. Tu fai 4, tu fai 2. A te come ti ammazzo? Così? Così ti ammazzo a te. A te ti sposto. Direi che perdiamo la bomba. Perché devo ammazzare anche questo. Sì. Ce la faccio a non farti morire, sì, perché tanto subisci solo 2 di danno. Questo qua esplode. Se non mi è mai non l'ho mai fatto, non ho idea di cosa succede se la bomba viene distrutta. Ah, ma aspetta, ma tu attacchi per 3. Tu attacchi anche questo. Eh no, è un problema, allora devo distruggerti o spostarti almeno. La mossa migliore che possiamo fare è questo. Tu vieni qua. Tu uccidi lui. Lui attacca qua e tu distruggi questo. Subiamo 2 danni alla bomba e questo qua probabilmente lo distrugge. Non vedo una mossa migliore. Sì. Forse vedo una mossa migliore. No, perché tu fai solo 3 di danno, giusto? No, quindi non lo ammazzi. Stavo pensando, potremmo buttare la roccia qua. Tu ti sposti qui. Attacchi questo, che attacca questo, che attacca questo, questo e questo. Però lui non lo ammazzi. Prendi il tank, lo porti questo qua. Quindi no. Dobbiamo già... E cercare di ottenere questo 12%. Quindi meglio così, perché preferirei non vincerla questa partita. Dopo la botta di culo che ho avuto. Niente, gente. Il video finisce qua, sto già iniziando a parlare perché sono certo che il gioco non mi concederà un altro 12%. Quindi noi ci vediamo al prossimo episodio con una nuova squadra. Va bene, gente? Ci vediamo, statemi bene ed eccetera eccetera. Fatemi giusto salvare il nostro omino, ecco. E niente, ci vediamo, gente.